Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui su Brawl Stars. Come vedete sono cambiate varie cose, è cambiato l'overlay che vedete qua, è cambiato il microfono che ora si trova qui. Non è ancora la posizione fissa perché comunque devo trovarne una migliore, ora vedremo. E probabilmente in un futuro vedrete anche un green screen qua dietro di me, perché secondo me ci può stare ragazzi. Noi ci stiamo rivoluzionando, stiamo migliorando e io ringrazio tutti voi che ogni giorno mi supportate solamente guardando il mio canale, guardandomi live su Twitch, perché io vi ricordo che ogni giorno siamo in live lì e trovate il primo link in descrizione. Seguendomi su Instagram, ragazzi, su Instagram siamo una famiglia gigantesca, siamo 15.300, quindi grazie davvero a tutti. Ma io vi chiedo veramente di iscrivervi anche al canale qua su YouTube, perché a 30.000 iscritti uscirà il best of dei 30.000, che è un qualcosa di bellissimo preparato da Johnny, che proprio oggi giocherà con noi, eccolo qua, è un mio abbonato. E niente ragazzi, quindi io vi ringrazio davvero di tutto il supporto e oggi, nel video di oggi, come avete visto dalla miniatura e letto dal titolo, parleremo di Shelly. Shelly ragazzi, che è un brawler che è stato un po' perso nel tempo, cioè è vero o no che non lo vedete più questo brawler giocato nelle 3v3? Se lo vedete proprio, lo vedete nelle showdown o su powerplay, ma io effettivamente nelle 3v3 non lo vedo mai. Quindi oggi andremo un pochino a vedere sia su Gemgrab che su Brawl Ball come funziona questo brawler, se è ancora un minimo giocabile, se il meta ci permette di giocarlo oppure se viene counterato davvero da tutti. Adesso noi lo giochiamo con la star power del rallentamento, che è questa qui. Dopo vedremo se sarà necessario utilizzare l'altra. Detto ciò, noi andiamo anche a sceglierci una skin che potrebbe essere rarina, ma non c'è. Ah, diciamo che sia questa che queste sono abbastanza rare, ma non più di tanto, perché questa la potevano ottenere davvero tutti facendo una sfida facilissima. Questa invece la ottenevano veramente tutti quelli che lo scaricavano il gioco in global. Però, dato che non tutti lo hanno scaricato in global, andiamo a mettere questa e iniziamo con la prima partita. Oggi la mappa di Brawler è questa, ragazzi. E andiamo un pochino a giocare Shelly e vediamo appunto se effettivamente è un Brawler ancora giocabile. Ok, vi dirò, avendo Daryl e Jackie contro, secondo me sarà abbastanza semplice vincere questa partita. Ora che però io l'ho gufata, vedrete come la perderemo malamente. Vedete che già questa mi rusha addosso. Ok, l'ho gufata. Ok, niente. Oh, attenzione perché Johnny è riuscito a difendere Strada Dio. Problema è che noi abbiamo Mortis. Dai. Ho usato l'auto-aim. Ho usato l'auto-aim e mi ha sparato a sinistra. Che figura di. No, aspettate. Non posso di sicuro fare un video di Shelly e giocarla così male. Quindi un attimino che mi concentro. Perfetto. Facciamo un bel flashback, ritorniamo da quando avevo fatto la intro del video e iniziamo con la prima partita. Flashback. Secondo me sarà abbastanza semplice vincere questa partita. Ok, prima partita. Siamo contro Mortis, Shelly e Jessie. Come vedete, adesso noi vinceremo stra easy perché io sono Master Shelly. E ora vi faccio un pochino vedere come si gioca questo brawler. Allora, decisamente bella difesa da parte dei miei due abbonati, perché comunque sono in lobby anche con The Prof, che è un altro abbonato, e ringrazio. Ok. Come vedete, io la ulti, l'altra Shelly non ce l'ha, quindi vuol dire che io sono più bravo con Shelly. Se no anche l'altra Shelly se la sarebbe fatta. E ora io faccio doppia ulti galattica dinamica. Come vedete, ho asfaltato tutti e non segniamo lo stesso. Segniamo. Let's go. Io direi let's go. Ok, ora andiamo con la seconda ultra dinamica galattica ulti di Shelly. E vedrete che segneremo senza problemi. Cioè, vedete, l'altra Shelly non sa fare queste ulti ultra dinamiche galattiche. Io invece faccio potaboom! E muoio. That's a rip, ok. Rido perché anche la chat sul canale Viola sta ridendo e mi fa ridere. Ok, ci siamo. Ancora due gadget. L'altra Shelly invece, quella sfigata, li ha tutti e tre, perché non è capace di utilizzarli. Guarda come evito bene. Ultra Galactic. Niente. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, The Prof. Niente. Attenzione perché sono tutti e due one shot. Johnny qua si fa robe assurde con Master Jin Khan. E ora io, guardate qua come mi campero nel bush.
E faccio tutto. Boom! Let's go. Perfetto ragazzi, come vedete Shelly Embrore è molto skillato, non richiede auto-aim. Se utilizzate l'auto-aim vuol dire che Shelly non la sapete utilizzare. E attenzione perché ora la torretta mi sta asfaltando. Ma io faccio un passaggio al mio ultra galattico moderatore che segna senza problemi. Come vedete, prima partita, ma proprio la prima partita che ho giocato è stata una win. E questo vi dimostra che Shelly effettivamente è un brawler forte, cioè, nulla da dire ragazzi, no, a parte gli scherzi, non ho tagliato la lose, non la taglierò. E... però come vedete se mi ci metto un pochino più di impegno può risultare un blower utile. E non l'ho neanche giocata a strada Dio adesso. Diciamo che se vi beccate comunque dei blower abbastanza pesanti contro, dei tank che hanno poca mobilità, Shelly può essere decisamente utile. Il problema sorge quando vi beccate contro una Ems come una Bea. Lì Shelly ha utilità 0. Ha utilità 0 e ora lo andremo a dimostrare giocando una partita di Gem Grab. Questa partita qua io vi sconsiglio di giocare Shelly, non è per niente una mappa da Shelly, ma io voglio provare ad utilizzarla per far vedere che forse un minimo, e ripeto un minimo, potrebbe essere gestita la situazione. Non è detto. Ora vediamo prima di tutto chi abbiamo in lane. Abbiamo, fatemelo dire, 3 disagiati contro. Chi è che va mid di loro? Va Shelly mid. Dio buono. Ok, ho Surge, perfetto, meglio così, così posso dimostrare la mia teoria. Vedete, ora ho Surge contro, che in teoria mi dovrebbe mangiare, perché ha un raggio più lungo, mi tiene da distanza, ma se io vado sneaky, boom boom, e ultra galattica caricata, l'avete notato? Ora, attenzione, Surge verrà da qua davanti, io mi metto nell'angolino qua a destra, e lui non sa che io sono qua. Guardate, lui è a sinistra adesso, eh. Ora lo sa, quindi devo cercare di far finta di tornare indietro. Ora ritorno di qua e vedete, ora sono qua. Lui non sa che sono qua. Appena lo sgamo, boom. Ecco, magari non utilizzate un gadget ultra galattico per andare sulla sua ulti mentre sta schiacciando. Quello non è una cosa consigliata. Però per il resto me l'ero gestita abbastanza bene, no? Sneaky sneaky, vedete, ora Tara spara lì, io vado sneaky di qua, sneaky di là, sneaky di qua. Ora boom, ultra galattica. E niente, si spara l'erba. Ok, ora... no, c'ha il gadget però, aspetta. Ok, ora lei... se io mi metto qua in alto a sinistra, non lo dovrebbe sapere, vedete? Vieni qua, vieni qua. Pum, pum. Pum, pum. Let's go. No, chi è che è morto con le gemme? Let's go. Guardate qua che volo ultragalattico. No, vabbè, raga. Raga, ma questo trampolino, ma volete mettere? Pum. Fuga, 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 fuga! Ok, 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 ok. Posto, GG, that's a GG, that's a GG, that should be a GG. Come avete visto ragazzi, Shelly, è tutta questione di giocarsela sneaky sneaky nell'erba, non farsi beccare. E per il resto è poi tutta una questione di ulti ultragalattiche. That's a GG, that's a GG ragazzi. È una partita easy, non ci vuole nulla. Nulla a vincere con Shelly perché Shelly è un brawler nel meta. E raga, giocatelo, potete portarlo a 35 easy, fidatevi di me. No, non è vero, è un brawler abbastanza difficile. Diciamo che abbiamo beccato 3 disagiati contro. Ora vi faccio vedere anche le coppe perché c'è da dirlo, erano neanche maxati. 14.000 coppe, 18.000, 7.000. Ne voglio fare un'altra su Gem. Vi prego, mi date un 3 persone normali. Oh, allora, loro hanno una comp decisamente migliore. Decisamente migliore. E vi assicuro che non posso fare posso fare poco e niente. Ora vedrete. Ok, allora. A posto. Allora, e vedete? È proprio quello che volevo avere contro. Io vi giuro volevo avere una Pam contro. No, c'è la torretta che fa i danni. C'è la torretta ultragalattica, Dio buono. Qua sarà dura, raga. Allora, le cose sono due quando beccate una cosa del genere. O fate i giampini ultragalattici come la... galattici, non galattici. Però, se vi beccate la Shelly fratelli, ci crepate. Se no, andate sneaky sneaky da sinistra. Proprio sneaky sneaky, senza farvi sgamare. E poi arrivano tutti e tre a spararvi. Così si fa, vedete? Non ci vuole molto. Vabbè, cosa possiamo fare sta partita? Porco due.
Tosta, tosta, ragazzi. Tosta, tosta, aspettate un attimo. Non sto parlando perché, boh, magari succede che faccio una... Porco demonio. Ok. Madonna, madonna. Dio santissimo. Le abbiamo? No. Io ve l'ho sempre detto, ragazzi. Mai! E poi mai dire mai. Voi credeteci fino a quando il gioco non vi dice partita conclusa. Credeteci. Voi credeteci. E vedrete che ribalterete qualsiasi cosa. E come si fa a non concludere un video meglio di così? Non si può, non si può, non si può. Grazie a Gigi, niente da dire ragazzi, partita stupenda. Io concludo il video così, non vi ho chiesto nemmeno quanti like lasciare, ma dopo questa partita vi chiedo almeno 3000 like, almeno 3000 like, perché è stata una partita stupenda. Io vi ringrazio ancora per aver visto il video, se vi fosse piaciuto mi raccomando un like, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.